Prosegue a gonfie vele il progetto Italia, l'iniziativa firmata CIA Agricoltori Italiani e Ferrero per promuovere la coltivazione del nocciolo. Un lavoro costante che passa da numerosi incontri sul territorio, l'ultimo dei quali a Rogliano in provincia di Cosenza, e che sta portando a risultati concreti. Il progetto continua, siamo al punto che abbiamo già superato i 100 ettari e quindi già possiamo dire che da qui a breve formeremo questa aggregazione e finalmente firmeremo il contratto con Ferrero. È un contratto molto importante dove la CIA si sta facendo carico e dove noi riusciremo sicuramente a garantire del reddito agli agricoltori per il progetto Nocciolo Italia. Stiamo avendo, devo dire, delle risposte eccellenti sui territori, c'è un grandissimo interesse e noi stiamo portando avanti questo progetto e siamo assolutamente sicuri, certi per le adesioni che stiamo avendo, che da qui a poco costituiremo questa rete d'impresa e quindi il progetto Nocciolo in Calabria sarà una realtà e non più magari un qualcosa di astratto, per cui ci siamo, continuiamo ovviamente la sensibilizzazione sui territori, abbiamo già in itinere diversi altri incontri nella nostra provincia e in tutta la Calabria, per cui l'obiettivo 100 ettari possiamo dire già ufficialmente di averlo già raggiunto. L'interesse continua a crescere. E noi instancabilmente proseguiremo questo nostro tour, soprattutto per incontrare le aziende, incontrare le persone e con loro scambiare anche opinioni e aprire un varco, che è quello di finalmente cominciare a credere nella grande potenzialità che un'aggregazione può avere, soprattutto intorno a un prodotto così importante, anche dal punto di vista reddituale, qual è quello del nocciolo.